Non sappiamo ancora bene dove andremo a finire, ma sarà una bella avventura. Sono passati 30 secondi dall'inizio e già siamo stanchi. Comunque l'obiettivo è la Grotta dei Falsari. Siamo partiti da Noli e ci sono gli amici bikers che ci tengono compagnia. Già c'è un po' di affanno, ma un po' di scorci carini si riescono a intravedere. Allora, la nostra guida turistica, cioè lei, affidabilissima, dice che dobbiamo seguire le indicazioni per la passeggiata dantesca. Speriamo di non trovare creature dantesche. Vi faremo sapere. Ricordati che più scendiamo e più dovremo salire. Le discese sembrano amiche, ma in realtà sono false amiche. Un tempo qua c'era un lazzaretto, quindi ci portavano le persone colpite dalla peste, sperando che potessero guarire in qualche modo, se no facevano una brutta fine. Però adesso è stato un po' trascurato sto posto, è diventata una latrina a cielo aperto. Vabbè, non bene. Vieni, descrivici se sei nella zona giusta. Certo. Siamo ancora danteschi, eh? Il sentiero fino a qui è fattibile, tranquillo, tutto bello pulito. Il mio fiatone conferma che una passeggiata, ragazzi. Andiamo avanti. Adesso, la domanda sorge spontanea. Quando arriveremo alla Grotta dei Falsari, il mio cellulare avrà ancora abbastanza batteria per filmare? Questo lo scopriremo soltanto tra poco. Cioè, noi viviamo qua tutto l'anno e non abbiamo mai visto questa cosa. Una vergogna. Questa è la vista da dietro la chiesetta di Santa Margherita. Io non ho parole. A voi i commenti. Dalla passeggiata dantesca noi stiamo andando alla Grotta dei Falsari. Vediamo. Mi ha chiamato, vediamo cosa c'è qua. Permesso. Ragazzi, in mezzo completamente alla natura. Fantastico, fantastico. Fantastico. Proseguiamo, dovremmo tra un po' trovare la Grotta dei Falsari. Comunque sembra ripido, ma è molto più l'impressione che poi esserci realmente. Bisogna soltanto stare attenti a appoggiare i piedi nei punti giusti, appoggiarsi un pochettino agli alberi ed è tutto fattibilissimo. Pensavo molto peggio. Non è vero. Anche io però. Stavo dolcemente scivolando col cellulare in mano. C'è un po' di ressa, ma siamo arrivati.
leggermente più piccola invece. Non è un pochino. C'è anche tanta gente, come potete vedere. Abbiamo visto la grotta dei Falsari, spero che l'abbiate vista anche voi. E ora la cosa più difficile, risalire e tornare indietro.